Il mondo globale ormai è un concetto di cui ci riempiamo completamente la bocca, ma per dirlo in tre parole, è quel mondo in cui non ci sono più confini e soprattutto quei valori fondamentali che si scambiano all'interno di tutti i paesi del mondo, il denaro e l'informazione, viaggiano dappertutto, senza più muri o barriere, praticamente in tempo reale. A questi beni, più o meno in quantità diverse, tutti hanno accesso, oltre che poi naturalmente alle merci, le quali merci però richiedono anche dei tempi per viaggiare, dei tempi, dei luoghi, dei mezzi di trasporto. Ma diciamo che le merci più preziose sono il denaro, che è diventato qualcosa di smaterializzato, e l'informazione, che pure è diventata qualcosa di smaterializzata, e quindi capace di viaggiare in tempo reale. Allora, se dovessi spiegare a un bambino con una metafora il mondo globale, lo spiegherei come un organismo umano, un individuo che è fatto di un suo organismo, all'interno del quale ci sono vari organi, ma i vari organi, il fegato, il cuore, il cervello, i reni, insomma, sono organi che sì, hanno una struttura, ma tutti quanti insieme lavorano per mantenere questo individuo nel modo migliore possibile, per mantenerlo vivo e anche sano, insomma, capace di pensare, di produrre, di agire, di muoversi, di avere anche una volontà e quindi di crearsi anche un progetto di vita, di andare in una direzione. Per me, insomma, verrebbe spontaneo spiegarlo così a un bambino, no? I vari stati che compongono il mondo globale, che prima erano delle entità a sé stanti, no? Chiuse, in conflitto tra loro, nel mondo globale queste entità in qualche modo sono delle entità che si scambiano continuamente beni. E abbiamo detto prima che i beni più preziosi sono il denaro, ormai immateriale, e l'informazione. E allora immagino come una circolazione, insomma, nell'organismo c'è la circolazione del sangue che porta quello che viene dagli alimenti, insomma, no? Quindi le sostanze che producono energia e che possono quindi mantenere vitali gli organi, senza che il sangue arrivi, gli organi non riescono più a essere vitali e l'organismo muore. Allora questo sangue distribuisce quello che viene dagli elementi e dall'ambiente esterno, dalla respirazione, quindi l'ossigeno, il glucosio e tutto quello che ci va dietro, lo distribuisce ai vari organi. Forse non esattamente nelle stesse proporzioni, insomma. Sappiamo che il cervello, per esempio, consuma 10 volte più ossigeno e glucosio rispetto a un altro organo. Il massimo di differenza è questo, insomma, non c'è un organo che consuma più di 10 volte più di un altro organo, insomma, un organo più nobile che consuma più di 10 volte quello che può consumare un organo meno nobile. E allora una circolazione che distribuisce continuamente a tutti gli organi di questo organismo per consentire la vita di tutti gli organi. Perché in un organismo, in un individuo con un organismo composto di vari organi, è fondamentale per la sopravvivenza di questo individuo che questi organi ricevano nutrimento e che collaborino tra loro, insomma, che siano sinergici nella loro attività, che l'attività di uno serva anche alla vita dell'altro e viceversa. Non è pensabile che ci sia un organismo all'interno del quale un organo prevale sugli altri in maniera sempre maggiore, cioè che un organo possa vivere a spese di un altro organo. Succede per esempio nel caso del tumore, insomma, no? Delle cellule mostruose capaci di riprodursi enormemente, a spese del nutrimento delle altre cellule, e soprattutto di ingigantirsi, di aumentare, di togliere funzione all'organo da dove partono, dove nascono. Insomma, quando questo succede, alla fine l'organismo muore.
Ma, insomma, lo scopo dell'organismo è quello di mantenersi il meglio possibile in vita, di sopravvivere il più a lungo possibile e possibilmente nel modo migliore possibile. E questo è possibile se soltanto gli organi collaborino, se uno non prevale sull'altro. Anzi, il problema è che se uno di questi organi ammala, diciamo, l'intero organismo di solito si mobilita per cercare di favorire la guarigione dell'organo ammalato. Ci sono degli organi ammalati che in realtà alla fine non possono, non riescono a guarire. Allora, pensiamo alla gangrena, per esempio. In quel caso, quando c'è una gangrena e questa rischia poi di compromettere l'intero organismo, l'organo viene amputato. L'arto di solito viene amputato, l'organo viene tolto. Ma non è che l'organismo funziona meglio. L'organismo nel suo intero, quando una sua parte viene tolta o amputata. Diciamo così che nascono problemi nuovi, molto seri, che ne compromettono la sopravvivenza o sicuramente la qualità della sopravvivenza. Insomma, l'organismo funziona bene quando tutto nel suo insieme funziona. E quando si riesce a, addirittura l'organismo vive nel suo insieme, tutto questo avviene senza quasi che l'individuo debba pensare a come il suo corpo funziona. Avviene, diciamo, in maniera automatica, avviene per meccanismi che si autoregolano di solito. E quindi, secondo delle leggi che, se si vuole, si va a vedere se riescono anche a scoprire. Quindi è importante che i vari organi dell'organismo siano sani e funzionino, insomma. Ed è interesse di tutto l'organismo fare sì che se un organo si ammala, questo possa guarire, quindi aiutarlo in un processo di guarigione e di restituzione ad integrum, insomma, di farlo ritornare nel suo stato normale, funzionante, perché la sua funzione, appunto, serve a tutto l'organismo. Se pensiamo al mondo globale come a un organismo e pensiamo a quello che rimane, insomma, dei vari stati nazionali, insomma, delle varie entità nazionali o sovranazionali che comunque si sono venuti a costruire, insomma, come a un organismo con questi beni che circolano, abbiamo detto, no? E che portano economia, quindi nutrimento, quindi ricchezza o povertà, insomma, da una parte all'altra. Non possiamo pensare a un organismo nel quale una parte possa mangiarsi l'altra. È interesse dell'intero organismo che tutti i suoi componenti funzionino nel loro modo migliore e che tutti i suoi componenti diano il contributo migliore possibile per il benessere dell'intero organismo. Se questa metafora può reggere, e se pensiamo che anche il mondo globale ha il problema della sua sopravvivenza, di gestire il suo equilibrio tra i vari organi. Non possiamo pensare che il mondo globale possa sopravvivere a lungo se i suoi componenti rimangono eternamente in conflitto l'uno con l'altro e non trovano invece una sinergia. Se gli scambi che avvengono tra i vari componenti, tra i vari stati, tra i vari paesi, tra le varie aggregazioni di paese, che avvengono non tengono conto di un equilibrio globale, di giusti rapporti, ma anche della necessità degli organi più deboli, meno nobili, come possono essere nell'organismo, insomma, ma che tutti hanno una funzione all'interno di questo organismo e tutti sono necessari l'uno con l'altro. Se pensiamo che questo possa non succedere, avviene che questo organismo non può sopravvivere a lungo. Non ha le premesse per stare bene e diciamo così che un organismo umano non si comporterebbe in modo funzionale alla sua sopravvivenza se entrassero i suoi organi in conflitto l'uno con l'altro. Questo può succedere, per esempio, che l'organismo reagisca in maniera autoaggressiva. Succede, per esempio, nelle malattie autoimmuni, ma in questo caso siamo di fronte a delle patologie gravi che spesso determinano la morte oppure l'accorciamento importante della sopravvivenza di quell'individuo.
Quindi, insomma, se la metafora tiene, ripeto, l'unico modo per poter sopravvivere che ha l'umanità, insomma, questo organismo globale, che ormai vive in un unico contesto, insomma, no? Perché è legato da questa circolazione che ormai raggiunge tutte le parti del suo corpo in maniera capillare, ma che è distribuita in maniera assai ineguale, attualmente troppo ineguale, e che tende a creare delle differenze eccessive tra una componente e l'altra. Allora, insomma, l'unica speranza di sopravvivenza è quella di tenere conto di questo parallelo, che un organismo non deve mettere in competizione i propri organi tra di loro, ma deve favorire la loro collaborazione, che le risorse di cui questo organismo dispone devono essere equamente distribuite all'interno dei suoi vari organi, che un organo non può combattere l'altro, non può mettersi in un rapporto di competitività con l'altro, ma soltanto in un rapporto di collaborazione, che è il buon funzionamento di tutti gli organi in equilibrio tra di loro, soltanto garantisce una sopravvivenza più lunga. Non l'eternità, perché l'eternità non esiste per nessun organismo, ma insomma, ma garantisce una sopravvivenza più lunga possibile e anche la miglior sopravvivenza possibile. E anche che l'amputazione di qualsiasi organo all'interno di questo organismo determina una mutilazione e quindi una perdita di efficienza, una perdita di capacità, di bellezza dell'intero organismo stesso. Ecco, io proverei a spiegarlo così, insomma, e trovo che qualsiasi processo che si discosti da questa logica, anche se sembra giustificato, anche se l'economia ha le sue leggi, cioè, trovo che nessun'altra legge umana, insomma, o creata dalla mente umana, eccetera, possa sostituirsi a queste leggi, che fanno sì che gli organismi in qualche modo si mantengano e riescono a sopravvivere. Leggi che sono state elaborate non da una mente, ma sono state elaborate nel corso di milioni di anni e che sono perciò risultate le più efficienti possibili, insomma, quello che ci permettono di essere quello che siamo e non altro. Diventa quindi folle, diventa quindi, come dire, al di fuori di una logica sostenibile, qualsiasi altra argomentazione, seppur complessa e complicata, apparentemente bella, apparentemente, qualsiasi teoria, quindi economica, eccetera, eccetera, che si discosti da questa logica o che la ne diventi l'antitesi. Alla fine, anche se questa è una semplificazione che può sembrare eccessiva, qui dobbiamo riportare sempre tutti gli argomenti, le teorie, tutte le questioni, insomma, soprattutto adesso, quando non possiamo più pensare in termini di un singolo paese, di una singola realtà, ma quando qualsiasi cosa si muove in un qualsiasi stato, per quanto piccolo, del mondo, coinvolge l'equilibrio globale, insomma, l'equilibrio dell'insieme dell'intero organismo.